Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, per il nostro appuntamento con le gocce di luce metafonica e con un po' di conoscenza in più. In generale, questa nostra avventura, questo cammino che stiamo facendo insieme ormai da tanti anni, che tanta conoscenza ci ha portato riguardo ad argomenti fondamentali per la nostra vita, la conoscenza di misteri, la conoscenza di noi stessi, delle nostre anime e in definitiva del nostro destino ultimo, che è poi la cosa che dovrebbe interessarci più di tutto. La scorsa volta abbiamo parlato del lavoro del dottor Mark Pitstick e vorrei continuare a leggervi ancora qualche cosa, e continueremo ancora per un po', perché quello che questo dottore, questo psicologo clinico che si è occupato delle ricerche scientifiche sulla vita dopo la morte, ecco, dicevo, quello che questo scienziato ha trovato è veramente fondamentale per tutti noi. È fondamentale sapere, avere queste informazioni, capirne l'importanza, introiettare questa conoscenza dentro di noi, perché questo ci rende la vita estremamente più semplice, estremamente più facile e più accettabile anche nei suoi aspetti più difficili. Oggi vi leggerò quello che lui ha scritto, perché questo psicologo clinico, ci tengo a sottolinearlo, si interessa di trattare, diciamo, il lutto, tratta molto le persone che sono in lutto, che hanno perso delle persone care, e le aiuta a superare questi momenti, non solo perché così fa dei discorsi campatinari, ma perché porta delle prove scientifiche, porta dei fatti, ed è questo quello che ci interessa. L'articolo che vi leggerò oggi si intitola "Quando il corpo terreno di una persona amata muore". Tengo un attimo a sottolineare, vi ricordo che lui ci ha raccomandato di cambiare un po' i nostri termini, quelli che noi usiamo di solito per parlare di chi è morto. Noi diciamo la morte, noi diciamo trapasso, defunto. Lui ci consiglia di non utilizzare più queste parole, sostituendole con delle parole che siano diverse, che ci diano proprio la misura di un cambiamento anche nel nostro approccio verso questa tematica così delicata ed importante. Per cui sentirete in questo articolo che vengono trattati questi argomenti utilizzando appunto una terminologia, un lessico un po' diverso. Questo ci aiuta molto anche a rapportarci con questo tema. Allora, lui dice: una delle parti più difficili della vita, anche se la vita dura per sempre, è quando una persona cara muore. Ci manca la loro presenza fisica, l'abbraccio e la voce. In breve, ci mancano gli attributi fisici che noi amiamo della nostra cara famiglia, dei nostri amici e dei nostri animali domestici. È difficile quando una persona cara passa alla fase successiva della vita e diventa una persona post-materiale. Ecco, faccio un inciso, questo è il termine che lui utilizza per definire i defunti, persone post-materiali. Ma la vita ha preso una nuova svolta e ti offre l'opportunità di vedere oltre l'illusione della morte. Ora hai la possibilità di realizzare più profondamente che la persona amata era ed è molto più della pelle, dei muscoli, di organi e ossa. E questo vale anche per te, per noi, per tutti noi. Il corpo terreno è una tuta terrestre, un veicolo temporaneo della propria essenza indistruttibile. La morte corporea della persona amata ci offre un nuovo momento per approfondire la nostra relazione con la persona che abbiamo chiamato genitore, coniuge, fratello, figlio, amico, eccetera. Le informazioni in questo articolo possono aiutarci a risvegliarci a una realtà più grande.
possiamo imparare senza dubbio che la persona amata è molto più di ciò che abbiamo percepito in precedenza. E questo, amici miei, vale facilmente tutto il dolore, la tristezza e la lotta. Vi porterò ora un esempio di come ricordare il quadro generale della vita può ridurre il lutto e aumentare la speranza. Un gruppo di miei amici di lunga data e molto illuminati ha avuto di recente una riunione su Zoom per aiutare persone in lutto che non riuscivano a superare questo momento difficile. Fra di loro c'era Fred, che era molto triste per la sua mamma, che era morta appena il giorno prima. Abbiamo chiesto come stava dopo la morte di sua madre. Lui abbassò lo sguardo e disse cupo: adesso non ho proprio voglia di parlarne. Abbiamo capito che le persone poi a turno, nel raccontare cosa c'era di nuovo nella loro vita dopo questa perdita, potevano trarne un beneficio. Quando è stato il turno di Fred di condividere, lui ha raccontato dei suoi progetti di ristrutturazione della casa che aveva appena ereditato dalla mamma, dopo che lei era dovuta entrare in una struttura di assistenza assistita. Fred ha descritto l'arredamento della casa come, diciamo, arredata in uno stile mediterraneo un po' esagerato, quello degli anni 50, e ci aveva detto di averlo voluto cambiare in uno stile più contemporaneo e semplice. Allora gli ho fatto una domanda: tua madre non è cresciuta in Italia? E allora ci ha raccontato che suo padre, che era italiano e viveva a New York, vide un giorno la foto di una giovane donna che viveva in Italia e se ne è innamorato subito, ha viaggiato fino in Italia, che era un'impresa non da poco negli anni 50, fino ad incontrare questa donna. Si sono poi innamorati e si sono sposati. Hanno prenotato poi un viaggio di ritorno negli Stati Uniti su una nave, ma lei non è potuta andare a causa di un test positivo per la tubercolosi. La nave su cui si sarebbero dovuti imbarcare era l'Andrea Doria. Come ricordate, l'Andrea Doria naufragò e molte persone morirono. Poco dopo, la mamma è stata di nuovo testata per la tubercolosi e i risultati sono tornati negativi. Da giovani, questa coppia amava vestirsi elegantemente, andare a ballare. Poi sono invecchiati insieme e hanno avuto una vita fantastica, con inclusi due figli. Siamo stati tutti toccati da questa grande storia. Fred ora stava sorridendo e ridendo. Un amico ha commentato che probabilmente stavano ballando di nuovo in questo momento, nell'aldilà. Qualcun altro ha detto che probabilmente stavano facendo di più. Le risate e la leggerezza fra questi vecchi amici, tutti sapevano profondamente che la vita continua dopo la morte, erano palpabili. E Fred ha detto: pensavo di non voler parlare di lei, ma ora mi sento molto meglio. Grazie per avermi fatto questa domanda, Mark. Ecco, questo è un ottimo esempio di quanto aiuti sapere davvero che rivedrai i tuoi cari scomparsi, tra virgolette. È anche un promemoria per ascoltare la tua voce interiore, quella voce saggia dentro di te, e agire di conseguenza, quando questo sembra ormai il momento giusto. Un terzo punto di insegnamento della storia è questo: considera tutti i fattori che hanno dovuto allinearsi affinché i genitori di Fred si incontrassero e sopravvivessero fino alla tua nascita. Il tempismo della morte del tuo caro potrebbe implicare allo stesso modo tempi e significati al di là della nostra capacità di comprensione? E adesso vi racconto un'altra storia vera. Prima di leggerla, fate alcuni respiri lenti e profondi, calmate la mente e aprite il cuore. Prima di leggere il prossimo paragrafo, fate alcuni respiri lenti e profondi. Sandra è una madre i cui due figli sono morti. Stava per andare a dormire una notte quando sentì la voce della figlia deceduta, tra virgolette, ai piedi del letto. «Mamma, mi vedi?» E Sandra ha risposto: «Posso sentirti, ma non vederti». Sua figlia ha risposto: allora fatti gli occhi più grandi. Questo è esattamente uno dei nostri compiti quando una persona cara si diploma alla scuola della terra, e questo è un modo di dire che il dottor Pitstick utilizza per indicare il passaggio nell'altra dimensione. Una promozione, un diploma.
Devi avere occhi più grandi. Tu e tutti quelli intorno a te sarete molto benedetti quando vi ricorderete che c'è molto di più nella vita di quanto non venga rilevato dai nostri cinque sensi. E adesso vi leggerò 10 chiavi da ricordare quando muore la forma terrena di una persona cara. Primo, ricorda che la vedrai di nuovo quando morirai e probabilmente puoi vederla anche ora. Molti dati clinici provenienti da esperienze di premorte, sessioni di vita tra una vita e l'altra con l'ipnosi e mezzi probatori indicano che possiamo tutti, dopo aver attraversato momenti più difficili, possiamo tutti goderci una gloriosa riunione con coloro che sono passati dalla terra prima di noi. Inoltre, probabilmente non dovremo aspettare fino ad allora per sperimentare la presenza dei nostri cari. Molte persone sperimentano le comunicazioni dopo la morte, che hanno questo acronimo ADC, After Death Communication, comunicazioni dopo la morte, e le hanno sperimentate da svegli tramite i soliti sensi o quelli più eterei. Altri riferiscono sogni vividi di visitare i propri cari defunti che hanno dato una pace duratura e la certezza che sono vivi e vegeti. Come possiamo aumentare la possibilità di avere una comunicazione dopo la morte? Preghiamo e intendiamo sentire la presenza della persona amata. Meditiamo per calmare il cervello che filtra la maggior parte della realtà e trascorriamo del tempo nella natura parlando con loro come se fossero proprio con noi. Numero 2. Ricorda di festeggiare da quando si è diplomato alla scuola terrestre. Molte culture organizzano una festa quando la forma fisica di una persona cara muore. Come mai? Perché si sanno che ha completato le sue ragioni per essere sulla Terra in questo momento. Sanno bene quello che vi ho appena detto nel primo punto, ovvero che possono rivedere i loro cari in questa vita anche, e quindi accettano molto meglio questo momento. Ognuno di noi può fare la stessa cosa, nulla ce lo impedisce. Diversi amici di culture diverse dicono casualmente cose come ho sognato mia nonna la scorsa notte, e quando chiedo loro cosa significhi, mi descrivono di aver visitato di proposito la loro cara nonna morta molti anni fa, mentre dormiva. Altri descrivono di parlare coi loro cari post-materiali proprio come fanno con quelli sulla Terra. La chiave numero 3. Bisogna ricordare che il nostro caro nell'altra dimensione sta vivendo un'esperienza meravigliosa. A meno che la persona amata defunta non si chiamasse Hitler o un altro malvagio, egli si sta divertendo molto. Ecco un modo per apprezzare quanto sia meravigliosa la sua vita, o alla fine lo sarà, nel prossimo regno. Ricordare i nostri giorni migliori mentre siamo sulla terra, i nostri giorni più felici, più sani, più energici. Ecco, quando noi ricordiamo questo, nell'aldilà questa sensazione va moltiplicata per un milione. Ecco quanto è bello tornare alla luce, o più precisamente ricordare che siamo parte integrante della vita, ora e per sempre. Quarta chiave, rendi la tua vita un'opera d'arte. ART è l'acronimo di Appreciate, Realize and Transform, ovvero apprezzare, renditi conto e trasformati. Quando il corpo fisico di una persona cara muore, possiamo scegliere consapevolmente di fare queste tre cose: apprezzare il tempo che abbiamo trascorso insieme, i ricordi meravigliosi, il fatto che ora questa persona sia gioiosa, pacifica e integra. Possiamo renderci conto che lo vedremo di nuovo questa persona quando moriremo, e probabilmente possiamo imparare anche a percepire la sua presenza ora, mentre noi siamo ancora in vita nel nostro corpo terreno. E possiamo trasformarci positivamente per onorare e dare più significato alla sua vita. Questo ci aiuta anche a godere di livelli di vita più elevati, a servire meglio gli altri. Ogni volta che iniziamo a sentirci tristi, soli, scoraggiati, ricordiamoci che possiamo spostare la nostra attenzione. Vi parlerò poi in un'altra occasione di come sviluppare questa tecnica ART, che ci aiuta a concentrarci su emozioni più positive. La chiave 5 è sapere
Cosa stanno probabilmente cercando di dirci i nostri cari? Possiamo visitare un medium nella speranza di ricevere messaggi specifici dai nostri cari che hanno cambiato il mondo. Tuttavia, alcuni medium, ricordatevi che sono proprio falsi, altri sono mediocri. Bisogna, diciamo, informarsi molto bene ed affidarsi a persone serie che non fanno questo solo certamente per denaro. Un riconoscimento anche, diciamo, economico va dato, perché comunque queste persone si mettono a disposizione, ma non deve essere quello il focus su cui questi medium devono concentrarsi per poter dare un aiuto. Il dottor Pitstick ha riassunto, diciamo, i punti che ci fanno comprendere quali sono i messaggi principali che i nostri cari post materiali ci danno. Loro ci dicono: sii felice e sereno ora. Loro vi dicono che sono molto vivi e vegeti. Ci chiedono di non preoccuparci per loro, di goderci appieno il nostro tempo sulla terra, di sapere che li rivedremo e di lasciare qualunque senso di colpa ed autocolpa per tutto ciò che abbiamo fatto o non fatto prima. Ecco, questi sono i messaggi fondamentali che ognuno di noi dovrebbe comprendere e introiettare. La chiave numero 6 è quella che ci chiede di renderci conto che la morte è una parte importante e sicura della vita. Tutti ci chiediamo perché dobbiamo morire, perché non possiamo vivere per sempre. E questo ha delle risposte, questa domanda. Primo, perché nessuno muore davvero, cambiamo solo la forma esteriore. E B, perché tutti noi viviamo per sempre, ma non in questo corpo terreno. Certo, la morte corporea ci sembra la fine dell'esistenza se ci fidiamo solo di ciò che i nostri cinque sensi ci riferiscono. Ecco perché è così importante imparare le prove collettive ed espandere la nostra mente. Poi pensate quanto sarebbe noioso e soffocante avere sempre la stessa identità per l'eternità. È noiosissimo vivere in questo mondo per l'eternità e non andando avanti, non muoverci, non avere un salto, avere qualcosa di nuovo nella nostra esistenza. La chiave numero 7 ci invita ad usare e condividere i doni dei nostri cari post materiali. Diverse culture credono che le persone post materiali possano inviare dei doni spirituali ai loro cari dopo essersi diplomati alla scuola terrestre. Alcune persone hanno notato miglioramenti nella loro prospettiva e nella loro energia dopo la morte di una persona cara. Forse hanno ricevuto un dono energetico da coloro che sono passati a regni di energia superiore. Noi siamo esseri energetici che viviamo in un universo energetico. Le nostre interazioni si traducono in uno scambio letterale di particelle e onde. Immaginiamo il trasferimento di amore, idee, ispirazioni che può verificarsi con i nostri cari che cambiano i mondi. Possiamo usare tutto questo per alleviare il nostro dolore e aiutare a guarire e trasformare noi stessi e il mondo. Ottava chiave è appoggiarsi agli altri. Come incoraggia una canzone di Billy Withers, a volte dobbiamo appoggiarci l'un l'altro. Alcune persone, anche se provano un forte dolore, non vogliono disturbare gli altri, ma altri possono consciamente o inconsciamente credere di non meritare davvero aiuto o il bisogno di aiuto. Pensano che il bisogno di aiuto sia un segno di debolezza. No, bisogna imparare a chiedere aiuto e saremo sorpresi di quante persone sono felici o non di aiutarci. Quando ci rialziamo possiamo poi ripagare più avanti, aiutare qualcun altro che si trova poi nella situazione in cui noi ci siamo già trovati. La nona chiave per affrontare il lutto e superare il dolore è ricordarci che non siamo mai soli, abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere a questo momento. Molte prove indicano che siamo sempre supportati, assistiti e guidati dentro e da ogni parte. A seconda delle nostre convinzioni religiose o prospettive o spirituali o della loro mancanza, questo aiuto invisibile può essere visto come un team di supporto di angeli, guide, maestri, insegnanti, anime gemelle.
oppure assistenza energetica superiore o anche un'infoenergia sempre accessibile in un universo unificato ed interconnesso. Qualunque sia il nostro modello, l'importante è sapere che non siamo mai soli. La decima chiave è rendersi conto che noi e la persona amata stiamo sperimentando altre realtà. I termini per questo concetto includono la bilocazione, la multilocazione, le realtà parallele e le realtà simultanee. Ci sono alcune prove cliniche, oltre a modelli fisici e matematici teorici, che indicano che almeno alcune persone possono avere più di questa esperienza terrena contemporaneamente. Quindi adesso noi abbiamo letto queste 10 chiavi che già ci stanno aprendo un mondo, ci stanno dando un modo di comportamento per affrontare la perdita di una persona cara, e nella prossima puntata continueremo ad affrontare questo discorso. Adesso invece è il momento di condividere i nostri meravigliosi messaggi metafonici che, come sempre, sono un bagno di energia e anche essi ci portano la prova che la morte non esiste, è solo un'illusione dei nostri sensi, ma anche la prova che quello che ci è stato detto dal dottor Pizzico, ovvero che abbiamo delle guide, degli angeli che ci guidano, è qui, è reale, è concreta, e qui si mostrano in aiuto non solo di ognuno di noi individualmente, ma di tutta l'umanità. Prima di farvi ascoltare il primo messaggio, vorrei chiarire una cosa. Sempre di più intensamente leggiamo dappertutto di profeti improvvisati, contattisti, eccetera, eccetera, che vi prospettano queste madonne, no, l'ho detto tante volte, che vi dicono che adesso nuove pandemie, dolori, morte, guerre atomiche, non avete speranza, e hanno tutti sempre il dito puntato contro l'umanità. Quando vedete questi atteggiamenti, rifuggite, perché non è questo il modo di agire del divino, non è quello di puntare il dito contro l'umanità. L'umanità è stata fregata, è stata raggirata da questi oscuri, chiamateli come volete, è stata ipnotizzata a suo malgrado, e tanti purtroppo ancora lo sono e restano ipnotizzati, ancora credono ai loro assassini, ai loro carnefici. Questo purtroppo fa parte del grado di consapevolezza di ognuno. Ma non si può accusare tutta l'umanità di essere stata complice di questo disastro in cui siamo immersi. Non si può questo, perché io non mi sento partecipe di tutto il dramma che viene creato nel mandare per esempio le armi in Ucraina. Io non sono d'accordo, non voglio, ma cosa posso fare? Cioè io individualmente, più che dirlo, più che gridarlo, più che anche andare in piazza a fare una manifestazione, ma che cavolo serve? Quelli decidono e fanno loro. Non si possono dare le colpe di chi governa al popolo, quindi tenete sempre presente questo. Quando vedete che vi accusano in quanto umanità di essere colpevoli, certo, tanti tra di noi lo sono e voglia, ma non tutti, bisogna fare dei distinguo. E allora, in questo primo messaggio che ora vi faccio ascoltare, i nostri fratelli ci ricordano che avremo ancora delle sfide da affrontare, certamente che ci saranno, ma non saranno delle cose che distruggeranno tutta l'umanità nel suo insieme o il pianeta nel suo insieme. Bisogna rimanere fiduciosi nell'aiuto che questi fratelli ci porteranno, e bisogna rimanere un po' freddi, distaccati, elevarsi, guardare le cose a distanza e lasciare che si distruggano da sole. I fatti stanno avvenendo, ne abbiamo visti tanti, a partire dal crollo delle Georgia Guidestone, che hanno avuto un significato importante, al di là di quello che vi possa sembrare o meno. Quello è stato veramente un punto importante per comprendere quello che sta succedendo dall'altra parte, dalla parte dei nostri cosiddetti nemici. Quindi bisogna tenere presente, avremo ancora delle sfide, ma non dobbiamo lasciarci prendere dalla paura e dalla disperazione, che è proprio quello che loro vogliono. Ve l'ho spiegato in tanti, tanti, tanti video. E dunque, ascoltate. E sfide Giuda, tanto arrivano già.
come vedete, non vengono caratterizzate come catastrofi, come disgrazie, come punizioni, ma come sfide. La parola sfida è una parola ben diversa dalla parola tragedia, catastrofe, eccetera, eccetera. La parola sfida ci fa comprendere che dobbiamo fare qualcosa per metterci alla prova, per rinforzare il nostro carattere, il nostro spirito di reazione agli eventi della vita. È una prova del fuoco, è un invito a sfidare noi stessi, le nostre capacità e a metterci alla prova. È ben diverso che utilizzare la parola dramma e catastrofe e invitare le persone alla disperazione. No, è molto diverso, è una sfida, non una catastrofe, perché comunque, come anche il dottor Pitstick vi sta insegnando, la morte non esiste, quindi nessuna disperazione. E adesso vi farò ascoltare un messaggio che riguarda la figura del re, del Cristo. Già è stato accusato 2000 anni fa e poi crocifisso. È stato, diciamo, soggetto di un processo sommario e poi crocifisso. Ma adesso ci dicono che ancora adesso l'aria è sempre la stessa, perché comunque si accusa sempre il re, si accusa sempre il piano divino per tutto quello che ci accade. Ed è qui il male dell'umanità, nel fatto di non riconoscere che tutto quello che ci succede è lo specchio delle nostre azioni, è il riflesso delle nostre azioni, che Dio non c'entra nulla in questo meccanismo. Non è che Dio gode nel veder morire i suoi figli, nel vederli soffrire. Siamo noi, è l'umanità che ha creato queste condizioni, una parte di essa, soprattutto la parte che ha sempre avuto nelle sue mani il potere di manipolare e di governare quest'umanità, che ha avuto l'unica colpa di dormire troppo e di essere troppo ingenua e di non aver saputo guardare negli occhi quelli che si sono erti a loro governanti. E quindi ecco che ci viene spiegato che questo meccanismo è ancora in atto. Quell'aria di 2000 anni fa che portò a condannare Cristo è ancora l'aria di oggi. Si condanna ancora il re, si condanna ancora il piano divino per tutto quello che ci accade. E questo non va assolutamente bene, perché è segno di una grande involuzione e di immaturità, perché non abbiamo ancora aperto gli occhi, non abbiamo ancora compreso questo meccanismo delle leggi cosmiche che prevede che per ogni azione ci sia una reazione, la legge di causa ed effetto. E ci dicono così: Eligia l'aria accusangiare. Ecco, quest'aria che è intesa come atmosfera, come sentiment della maggior parte della popolazione, che tende sempre ad accusare il re, in questo caso altri, di tutti i guai in cui si trova per sua stessa colpa. Ed è proprio in questo atteggiamento, ci dicono adesso nel messaggio che vi faccio ascoltare, proprio in questo atteggiamento che si nasconde proprio il dramma di questa umanità che continua a rinascere ad autodistruggersi, rinascere ad autodistruggere nei cicli storici anche di civiltà molto più antiche, che stanno alle spalle molto più indietro di quello che ci hanno insegnato a scuola. Noi non abbiamo massimo 10-15 mila anni, no? Come ci insegnano a scuola, ne abbiamo molti, molti, molti di più, e di questo ho già parlato in svariati video. Abbiamo tante testimonianze, Iopart, abbiamo testimonianze di ricerche geologiche che ci fanno comprendere che in realtà qui si parla di milioni di anni in cui anche altre civiltà ancora più sviluppate tecnologicamente della nostra sono esistite su questo mondo e si sono poi autodistrutte. E quindi noi ripetiamo sempre lo stesso errore, no? E questo adesso praticamente ci viene fatto comprendere. Il dramma nostro è proprio questo, che non comprendiamo che dobbiamo mettere l'etica nei nostri comportamenti e nelle nostre decisioni. L'etica è il rispetto degli altri e del pianeta su cui viviamo. Ascoltate. Ali gettan la, a dramma c'è. Acizlik tadında kaydıranmaktır.
Ormai lo sapete, le ali sono loro, sono i nostri fratelli celesti, questi angeli, queste schiere di Cristo, che pur non avendo le ali, comunque, per farci comprendere, accettano la nostra credenza che loro abbiano le ali. E ci dicono, c'è là questo dramma, avete questo dramma che dovete rimuovere, bisogna cominciare a imparare dai nostri errori e dalla nostra storia. E questi drammi che stiamo vivendo oggi, questo dramma enorme di vedere intorno a noi persone che stanno male perché si sono fidate di questi assassini genocidi che gli hanno proposto, no? Questi liquidi salvifici che in realtà si stanno dimostrando mortiferi, questo sarà uno dei drammi peggiori dei prossimi mesi ed anni, ricordatevelo, purtroppo è così, devo dirlo, perché la realtà è inutile che mettiamo la testa sotto la sabbia. Io ho sempre invitato tutti quelli che hanno accettato questo siero velenoso a fare dei protocolli di disintossicazione, a visitare per esempio il canale Telegram del professor Scott, che ha un ottimo protocollo e lui vi può spiegare come cercare, per quanto possibile, perché ci sono dentro queste robe delle sostanze che non possono essere eliminate, però perlomeno cercare di abbassare la soglia del rischio. E quindi i drammi sono anche questi, i drammi sono che continuiamo a fidarci di quelli che ci hanno sempre fatto del male, che non hanno fatto mai niente a nostro favore, che ci hanno sempre ingannato e riescono sempre a ingannarci con le loro false promesse elettorali e ci fanno cadere e noi ci caschiamo. Adesso ci cascheranno tanti anche un'altra volta. Questo per stavolta non è un problema mio, perché io non mi riconosco proprio più in questo sistema e non intendo sovvenzionarlo con un voto. Io farò farò un'azione pratica al seggio elettorale, rifiutando la scheda elettorale e facendolo mettere a verbale. Quindi per me questo è sacrosanto. E quindi tanti ci cascheranno ancora, quelle promesse false, ormai riescono con questo gioco. È incredibile, da 70 anni che fanno così e ancora non abbiamo capito che poi alla fine si rigirano sempre alle nostre spalle e ci mettono in una posizione non proprio gradevole. Ecco, non voglio andare oltre per non essere volgare. Lasciamo queste brutture della politica proprio alla spazzatura e continuiamo invece ad ascoltare i nostri straordinari fratelli. Con il prossimo messaggio portano il loro tributo a tutti questi morti che stiamo vedendo a causa degli effetti avversi, certamente non solo in Italia, ma in tutto il mondo. È un fenomeno incredibile, allucinante, no? Quello delle morti improvvise che nessuno ci spiega e di cui nessuno ci informa, ma che sono visibili su tutti i giornali locali in Italia e all'estero. All'estero ne parlano un po' di più, in Inghilterra lo hanno ammesso, che la quantità di morti rispetto all'anno scorso è aumentata in un modo incredibile, c'è stato un aumento esponenziale dei morti e ovviamente loro lo coprono, dicono che è il Covid, ma quale Covid del cavolo? Abbiamo visto, io vedo gente intorno a me con 3-4 bombe che si prendono questa influenza, stanno un po' a letto e si riprendono, insomma non mi sembra una cosa mortale, era l'influenza di una volta che adesso però, guarda strano, viene anche in estate. E quindi questo fenomeno loro lo vedono, lo controllano, lo monitorano e ci dicono questa frase da brivido, che da lassù vedono un mare di candele, le candele che si accendono per questi poveri morti che hanno avuto la colpa di fidarsi di questi mainstream assassini e genocidi e di quelli che li hanno sgovernati, a cui loro hanno dato tutta la loro fiducia, sbagliando ovviamente, e quindi facendo un errore mortale, fidandosi di questa falsa scienza che ormai ha perso ogni dignità e ogni limite. E ci dicono così. Un mar candele c'ha. Un mare candele c'ha. E dice la terra ora è un mare di candele. Ecco, mi hanno dato l'immagine straordinaria, ma veramente terribile, per farvi capire quello che loro vedono da lassù.
un mare di candele per questi poveri morti, bambini, giovani, vecchi, persone mature. Non importa, questi genocidi non hanno avuto nessuna pietà per nessuno e sono andati dritti per la loro strada, portando in questo mondo la morte e la disperazione. E io vorrei che tutti voi tutto questo non lo dimenticaste mai e riusciste a capire che adesso è il momento di svegliarsi, di capire quello che ci è stato fatto e di smetterla di parlare di novax e complottisti. Siamo stufi di tutto questo. Continuando così, questi porteranno avanti ancora di più la loro agenda assassina. Dovete aprire gli occhi e cominciare tutti insieme a dire no, basta, da qui non passate più, perché siete dei criminali e dovete pagare per quello che ci avete fatto. Questo è il nostro dovere di esseri umani. Però, come ci diranno nel prossimo video, quest'umanità ancora inceppa e non riesce a fare questo salto che ci dovrà essere, questo salto dimensionale, questo salto quantico, chiamatelo come volete. Io non credo che salto quantico sia la definizione giusta, probabilmente non lo è, però questo cambio necessario nella società umana, su questo pianeta, su questa terra, che è necessario, ancora l'umanità inceppa. E ce lo diranno adesso nel messaggio che vi faccio ascoltare. Inceppa perché? Perché è attaccata alle vecchie abitudini, è attaccata alla sua abitudine di delegare a questi politici criminali, a far decidere a loro le nostre vite. Pensa che non ci siano altri sistemi per poter vivere, invece questi sistemi ci sono. Basta unirci tutti insieme come popolo, nessun partito, niente, non c'entra più niente, la politica non esiste più, è morta, almeno questa politica. Unirci e desiderare di creare comunità diverse, di creare comunità basate sulla condivisione, sulla compassione, su una struttura diversa del vivere, su un'organizzazione più umana, più vera, diversa. E allora ascoltate cosa ci dicono. Qui giù sarà, salto qui, ancora qui inceppate. Kızıyor, sabah saat 9, Ankara Gençlik Parkı. E ci sarà comunque questo salto della terra, questo salto in una nuova dimensione, ma voi ancora inceppate, siete ancora inceppati, non riuscite ad essere fluidi verso questa nuova concezione di una nuova società, non riuscite a immaginarla, vedete solo il male, vedete solo l'aspetto negativo, vedete quello che questi politici stanno cercando di farci e vi buttano a terra. In questo momento per tanti è impossibile pensare alla bellezza del mondo nuovo che verrà, non ci riescono perché si fanno buttare a terra con grande facilità ed è il loro gioco, è quello che vogliono. Vi ho detto tante volte che si nutrono delle nostre emozioni negative di tristezza, paura e ansia, quindi dobbiamo imparare ad essere un po' più sciolti, un po' più fluidi, a dare meno importanza alle cose che abbiamo, che non abbiamo. Dobbiamo guardare il mondo con altri occhi, dobbiamo guardare il cielo con altri occhi e dobbiamo staccarci da tutto questo. Vi ho tante volte detto, mettetevi i paraocchi, i tappi nelle orecchie, chiudetevi come in una bolla fuori e guardate intorno a voi, osservate, restate fiduciosi e osservate e vedrete la magia che si compirà intorno a voi, certo non tanto per merito di questa umanità, ma grazie a una parte dell'umanità che si è svegliata e sta cercando di aiutare gli altri con grande fatica, perché non ci si riesce proprio, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, e anche e soprattutto per merito dei nostri fratelli che faranno poi il resto del lavoro, quello che noi non potremo mai fare ovviamente. E infatti ce lo chiedono nel messaggio che vi faccio ascoltare ora, ci dicono, senti un po', ma noi qui non facciamo niente? Vi lamentate sempre e non vedete quello che sta succedendo intorno a voi, non vedete che ormai questo vaillant è partito e sta crollando verso il basso? Non vedete? Non riuscite a capire tutto il crollo dei governi europei, tutte le dimissioni che vengono date e
perché sta succedendo tutto questo? Cercate di avere altri occhi, di avere una mente un po' sollevata dai fatti che vi racconta il mainstream. Non ascoltate il mainstream, esaminate i fatti per conto vostro, con la vostra logica e la vostra deduzione. Ascoltate. Senta un po', qui fa niente? Ecco, cioè ci richiamano, come dire, sentite un po', ma voi pensate che noi qui non stiamo a fare niente, che siamo qui per bellezza, veniamo, ci mostriamo, facciamo lo show, le lucine gialle, rosse e blu, e voi siete contenti, così andate dai vostri amici, gli fate vedere i video che ci avete ripresi. Certamente, se si pensa questo, non si è capito proprio un bel niente. Ieri ascoltavo un video anche molto interessante, per carità, dove c'erano degli esperti di UFO, no, anche ad alto livello, del CUN, eccetera, eccetera, che parlavano di questi nuovi sviluppi del Pentagono che sta rivelando la verità, mostrando i video di questi oggetti non identificati, che loro chiamano UAP. E ero basita, perché loro parlano solo dell'aspetto, diciamo, proprio tecnico, la velocità che hanno e come si muovono, che proprio a noi non ce ne può fregare di meno, perché non è quello che dobbiamo guardare, non è quello, non ci porta niente tutto questo. Noi dobbiamo invece guardare cosa ci vengono a dire questi nostri fratelli, queste civiltà evolute, cosa ci stanno portando, il tesoro che ci portano, qual è? È un tesoro di scienza, di conoscenza, di consapevolezza, di crescita, di maturità, altro che la velocità del mezzo che entra nell'acqua, che si diventa invisibile. Sì, va bene, serve per farsi un po' di così, una curiosità, un minuto, ma poi dopo ce ne dimentichiamo. È ben altro quello che dobbiamo guardare, il perché sta accadendo ora tutto questo anche. E ancora una conferma che siamo negli ultimi tempi, che sono i tempi giusti, proprio per questo che loro si presentano e ci dicono così. Voci senti, voci da re, tempo giudì. Dice, voi sentite queste voci metafoniche, perché è il re che permette che vi possano arrivare, è il re che ve le dona, e perché questo è uno dei segni dei tempi. Ebbene sì, io l'ho detto in altre occasioni e lo ribadisco. Quando Gesù parlava dei segni degli ultimi tempi, segni nel cielo e in terra, sulla terra abbiamo anche questo segno, il segno della metafonia attraverso cui ci arrivano questi messaggi. Era questo il tempo in cui ci viene donato quest'altro segno importante, che è uno dei segni degli ultimi tempi. Sono questi tempi, ce lo ribadiscono anche in questo messaggio. E ora mi dicono che se io continuo ad operare per loro, in loro favore, a portarvi questi messaggi, loro mi donano un sorriso. Ovviamente è un modo per dire che questo è, diciamo, un servizio molto gradito al cielo, è qualcosa che il cielo ama moltissimo, perché è un modo per, diciamo, per portare, per seminare nella società questi semi di una nuova cultura, di una nuova identità umana, ecco, di una nuova identità dell'uomo, dell'uomo nuovo. E quello che loro ci portano è proprio l'impalcatura necessaria affinché questo uomo nuovo, di cui ci parlava anche Giordano Bruno, possa finalmente rivelarsi e nascere. E ci dicono così. Se tu mi fai lì, c'è sorriso, sì, qui. Quindi mi dicono, se tu mi fai lì sulla terra, se continui a fare la tua opera, noi qui sorridiamo, siamo felici, siamo contenti, perché diciamo che questa è una parte importante della loro missione, ovvero quella di inoculare nella nostra società i loro principi etici molto elevati e di grande saggezza. Adesso nel messaggio che vi faccio ascoltare toccheranno un tema a me molto caro, ormai
Lo sapete benissimo, l'ho ripetuto fino alla nausea, che bisogna non ascoltare i media mainstream, soprattutto la TV, bisogna non leggere i giornali del potere, che bisogna cominciare a pensare con la nostra testa e a ricercare le notizie attivando proprio la nostra materia grigia, passandole al vaglio della nostra logica e ragionando poi da un punto di vista più elevato, no? Per poter capire un po' quello che è molto complesso da comprendere nel mondo d'oggi, ma che comunque dobbiamo sforzarci di capire, volenti o nolenti. E quindi in questo prossimo messaggio loro vi ripetono un po' quello che vi dico sempre anch'io, che ormai la TV è diventata solo la voce dei potenti, non certo la voce che parla a favore del popolo. È la voce dei potenti che intendono manipolarvi, che intendono convincervi che dovete fare delle cose anche contro qualunque evidenza scientifica seria. Io parlo di scienza seria, non quella di Bassetti, Burioni, Pregliasco and Company, che hanno tutti i loro bei contrattini con le case farmaceutiche. Quindi Vi mettono in guardia anche loro. Tenete presente che quando ascoltate quelle voci, quelle sono le voci dei potenti, non certo le voci che parlano a vostro favore. Ascoltate. E voci potenti sono già la TV. Ecco, la TV è proprio la voce dei potenti. Quindi state attenti quando ascoltate. Secondo me non dovete credere proprio a niente di quello che vi dicono, e anzi, quando vi dicono una cosa, pensare che l'esatto contrario è la verità. Adesso, incredibilmente, vedrete che i nostri fratelli toccano lo spinoso e complottista argomento delle scie chimiche. Quanti argomenti complottisti che poi abbiamo visto diventare verità, eh? Quanti. Non mi ricordo chi ha detto che tra una teoria complottista e la verità e la realtà passano 2 anni, quindi una teoria complottista diventa poi realtà dopo 2 anni, ci mettono 2 anni le persone ad accettare queste cose, ma bisogna accettarle molto prima, non abbiamo tanto tempo. Le scie chimiche ormai fanno parte della nostra vita, le vediamo tutti con i nostri occhi, non vediamo più quelle belle nuvole di una volta, ma solo questi cieli velati, lattei, e poi tutta questa polvere rossa, velenosa, che troviamo sulle nostre automobili ogni volta che fanno questi spray nel cielo. E sono state esaminate ormai queste sostanze, sappiamo che c'è il bario, c'è l'alluminio, ci sono tanti metalli pesanti e velenosi con cui loro cercano di manipolare il clima. E i nostri fratelli ce ne parlano, quindi confermano che questa è la verità. E intanto vi faccio ascoltare che cosa ci dicono in questi 2 o 3 messaggi che vi faccio ascoltare a seguire. Fan scie, fa si può si di. Mi dicono, fanno queste scie chimiche nel cielo perché è possibile farle. Certo, esiste la tecnologia e loro ce l'hanno. Esiste questa tecnologia per cercare di cambiare il clima sulla Terra tramite questa, diciamo, irrigazione dei cieli con queste sostanze nocive che poi ricadono sulla terra, inquinano la terra, le falde acquifere e tutto il resto. Ecco perché siamo tutti malati, assistiamo a aumenti di Alzheimer, di cancri, e secondo alcune ricerche serie tutto questo è correlato anche a questo fenomeno che inquina semplicemente la terra. Quindi i nostri fratelli ci confermano che questa tecnologia esiste, che si possono fare queste cose, e questi oscuri hanno questa tecnologia e cercano di raggiungere i loro scopi, che sono quelli di inaridire la terra per depopolarla, perché tanto a loro va bene anche così. Poi dopo la terra, anche se non è più il giardino dell'Eden, per loro va bene lo stesso. Ma non ci riusciranno, perché adesso i nostri fratelli ci daranno notizie confortanti circa il loro aiuto anche in questo senso, anche nel senso di ripulirci per quanto possibile da queste sostanze, da ripulire i nostri cieli da queste sostanze. E adesso ci dicono così. Quasi giù le ha impedite di lì.
ci dicono che loro molte di queste intenzioni, molti di questi effetti che gli oscuri si riproponevano di ottenere irrorando i nostri cieli, loro li hanno impediti, li hanno ripulito i cieli per quanto potevano. Certo, qualcosa devono permettergli perché la gente possa capire, possa comprendere le intenzioni di questi criminali, no? C'è sempre l'intenzione di esporre questo male, di mettercelo davanti, di farcelo vedere coi nostri occhi, anche se la gente continua a negare e a chiamare complottisti, chi gliele fa vedere? Ormai è la palissiano, sono lì, le vediamo e tanti continuano a dire che è normale. Io sinceramente quando ero bambina e osservavo gli aerei in cielo, guardavo, vedevo che facevano le scie di condensazione, certo, ma non erano queste, assolutamente, si dissolvevano dopo un po'. Non andavano a coprire tutto il cielo con quel velo bianco che oscura il sole e la luce solare che intorbida l'aria e che sporca poi dopo anche le nostre macchine. Quindi ci vengono a dire anche questo, che comunque loro ci portano aiuto anche in questo, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Ed è una cosa incredibile. E ora nel messaggio che vi faccio ascoltare ci viene anche data la consolazione che comunque loro faranno in tempo a impedire, diciamo, i guai più grossi legati a questa irrorazione di sostanze chimiche in cielo. Faranno in tempo, ci dicono loro, i nostri fratelli, a limitare, diciamo, i danni più gravi, i danni che poi possono diventare veramente irreparabili, perché questi vogliono arrivare a un punto di non ritorno. Ecco, questo non gli sarà permesso anche da un punto di vista, diciamo, della loro voglia di inquinarlo questo mondo, di rovinarlo, di renderlo invivibile. E ascoltate dunque come è bello ascoltare e sentire questa determinazione dei nostri fratelli che sono decisi a non permettergli il completo successo nel loro piano diabolico. Lì già in tempo la farà. Ecco, ci dicono che loro faranno in tempo a invertire questo processo mortale che hanno messo in moto. Come vedete, l'attacco da questi oscuri contro l'umanità arriva da tutti i lati, ci lavorano dal lato farmacologico, dal lato dell'inquinamento, del cibo. Ormai hanno deciso che la popolazione va diminuita e attaccano su tutti i fronti. Il loro attacco finale è veramente potente, mostruoso, ma hanno di fronte a loro, grazie al cielo, questi nostri fratelli che fino a un certo punto permettono, perché la gente comprenda e capisca in quali mani si erano affidati, si era affidata questa gente, e però insomma poi pongono il limite che va posto, perché non possono permettere che l'umanità tutta venga distrutta e che anche il pianeta venga distrutto, perché il pianeta non è di proprietà di questi esseri immondi. E non è male ricordare, come verrà fatto nel prossimo messaggio che vi faccio ascoltare, che questi fratelli vengono ad operare accanto a noi, accanto all'umanità, per amore. Loro portano il loro cuore in questa azione e agiscono con tanta benevolenza, con tanta energia e un po' anche con sprezzo dei loro bisogni, no? Perché è una missione impegnativa, non crediate. Agiscono per amore, portano il cuore in quello che fanno, quindi sono i veri ambasciatori del vero amore divino. E ci dicono così. Core si viene da lì, già andà fa giù. Ecco, dice che loro vengono con il loro cuore per venire a fare, ad operare qua giù, su questa terra. È quello il motore che li muove, il motore principale, è il loro cuore, è il loro amore verso questa umanità. Ed è proprio perché sono mossi dall'amore, sono mossi dalla pietà, dalla compassione, dal loro cuore, che loro non vogliono altro che portarci il sole.
Questo sole che con le scie chimiche e con tutti i loro magheggi vogliono nascondere, vogliono opacizzare, vogliono depotenziare, ma non ci riusciranno, perché il sole sta facendo un lavoro meraviglioso in questo momento. Il sole, come ormai sapete un po' tutti, ha aumentato la sua potenza, la sua energia negli ultimi tempi e sta operando direttamente sui corpi, sui nostri DNA, li sta attivando per prepararci a questo nuovo salto dimensionale, perché con questi corpi della terza dimensione, tridimensionali, diciamo così, adatti a vivere nella terza dimensione, non è possibile operare questo salto dimensionale del pianeta, e questa opera viene direttamente dall'energia solare. L'energia solare è molto più intensa, e questo è stato misurato scientificamente, non è solo un'impressione nostra. La luce è molto più forte, molto più potente, oltrepassa anche i muri. Tanti mi hanno detto: ah, ma devo stare al sole. Io so che con questi caldi stare al sole non è tanto facile. Il sole ora proprio veramente brucia, ci fa sentire veramente a disagio dopo un po'. Non è facile da sostenere, ma non c'è bisogno di stare al sole per avere i benefici di questi raggi, perché la luce solare entra anche nelle case, anche attraverso i muri, le finestre, è una radiazione, è un'onda, quindi non c'è bisogno che noi ci esponiamo al sole. L'importante è capire che loro questo sole in tutti i sensi ce lo vogliono portare, il sole vero e il sole anche nel senso metaforico della bellezza, della luce, della vita che loro vogliono riportare su questa terra, la vita con tutti i suoi valori più veri, più importanti, più belli, i valori della comunanza umana e della comunione umana. E ci dicono così: vogliamo qua giù da, o sole. È una dichiarazione proprio bella, limpida, semplice, ma che ci dice veramente tutto. Come il loro costume, in poche parole, ci portano concetti meravigliosi, straordinari, consolanti e anche pieni di significato. Loro ci dicono che vogliono portarci semplicemente il sole che è la vita, il sole che è la luce, che è tutto quello che possiamo avere di bello su questo pianeta, è l'autore di tutto. Il sole fa crescere le piante, ci dà energia, ci dà cibo, ci dà forza, ci dà la luce, il calore, ci dà tutto. È come la grande madre di questo sistema solare che opera in tutti i nostri corpi sottili, e adesso sta operando proprio sul nostro DNA, e loro questo sole cercano appunto di ripulire anche i cieli da questo schifo delle scie chimiche, anche per permettere al sole di operare al meglio, di operare al massimo della sua potenza, per rifinire quest'opera che parte, diciamo, da lontano, quest'opera che deve comprendere il cambiamento del nostro corpo, della nostra psiche, della terra, del pianeta, della natura. Tutto farà questo salto, tutto farà questo cambiamento nel momento in cui tutto sarà predisposto e pronto. E il sole è il motore di tutto questo. E ancora ci ripetono che, essendo loro dei corpi militari, perché sono dei corpi militari i nostri fratelli, io l'ho detto tante volte, loro lassù fanno tante guerre contro questi oscuri, ed essendo proprio, diciamo, organizzati come corpi militari, hanno anche il compito di effettuare delle ronde, di effettuare cioè dei controlli che tutto vada bene, che nulla stia andando contro i loro piani su questa terra. Quindi la loro presenza nei nostri cieli ha anche questo compito, ovvero quello di effettuare delle ronde di controllo per tenere, diciamo, sott'occhio tutti i movimenti di questi oscuri che si sentono al sicuro, ma che in realtà sono controllati molto da vicino in ogni loro decisione e in ogni loro mossa. E ci dicono così: si ronda lì a giuffare, poi giù là, signore. Si ronda
Quindi questa ronda a fare, cioè a operare, perché non è che stanno lì passivi, no? L'ho già detto e lo ripeto, loro agiscono, operano in modi secondo strategie che per noi non sono facilmente comprensibili, e non sono, diciamo, forse alla nostra portata capire certe azioni che magari operano anche nei mondi sottili, nei corpi sottili di questi oscuri. E quindi sono, diciamo, delle metodiche non immediatamente visibili e percepibili dai nostri sensi, ma questo ci deve anche interessare poco, vedete, l'importante è che loro agiscano. Quindi il Signore ha posto queste ronde di guardia a questa umanità che ovviamente non è stata mai lasciata sola, né mai sarà lasciata sola. Ovviamente è un'umanità a cui si chiede collaborazione, a cui si chiede di agire, a cui si chiede di ribellarsi contro i propri carnefici, a cui si chiede di dire no, a cui si chiede di ricordare il male che gli è stato fatto e di non ridare di nuovo il mandato politico a quelli che hanno stabilito la discriminazione e, diciamo, la sottrazione dei diritti umani più sacri. Ci sono state tolte le libertà da questi personaggi, questa gente non è più degna nemmeno di andare a pulire i gabinetti nelle piazze pubbliche, figuriamoci se dobbiamo rimandare questi esseri immondi nel Parlamento a decidere ancora per il nostro futuro. Come pensate che deciderebbero la prossima volta? La prossima volta non solo vi obbligheranno a sieri velenosi e mortali, perché gli viene ordinato dai loro capi, quelli che vogliono veramente lo spopolamento della terra e che hanno organizzato tutto questo piano genocida e che appunto hanno messo in moto questa macchina infernale. Loro sono i loro pupazzi, quelli che stanno nel nostro Parlamento e nei parlamenti di tutto il mondo, chiaramente. Sono tutti corrotti, pagati, non si rendono neanche conto di quello che gli è stato chiesto di fare. Loro semplicemente obbediscono a degli ordini. Quindi se voi rimettete quella gente in Parlamento, dopo saranno cavoli amari per tutti, perché questi pigeranno ancora di più sull'acceleratore, perché diranno: bene, non gli è bastata la prima, possiamo continuare a fare ancora peggio di prima. Occhi aperti, mi raccomando, cerchiamo di non legittimare più questo sistema infame. E ancora queste scie che nei nostri cieli coprono la bellezza del sole e dei nostri cieli. Guardate che ormai è difficile vedere un cielo completamente azzurro, con queste maledette scie chimiche. E allora loro alla fine, ormai siamo alla fine di questo video, vogliono ribadire che loro hanno una rete per catturare queste scie. Ovviamente anche questa è una figura metaforica, cioè vogliono dirci che loro comunque le possono, su questo loro possono fare molto per diminuire l'intensità di queste scie, e ci tengono a ripetercelo anche così per darci un attimo di serenità e di tranquillità, e ci dicono così: scie si da rete. Ecco, dice, noi vi diamo una rete per portare via queste scie, e ci tengono a rinforzare questa informazione dicendo che loro mondano, ovvero puliscono il cielo, puliscono l'atmosfera in modo che noi possiamo resistere ancora un po', perché se loro avessero permesso l'inquinamento dei cieli al livello in cui questi esseri immondi avevano deciso di fare, probabilmente veramente adesso la maggior parte della popolazione sarebbe già malata o defunta, perché i livelli di inquinanti che avevano deciso di irrorare nei nostri cieli erano veramente molto molto elevati. Quindi anche per questo dobbiamo ringraziare i nostri fratelli che con la loro opera cercano di, diciamo, di parare sempre i colpi del male, che si fanno sempre più pesanti, sempre più efferati e sempre anche più sicuri, no? Questa gente si sente sicura che non sarà mai colpita, che nessun giudice riuscirà mai a metterli in galera. Forse i giudici terrestri, perché tanti purtroppo sono dalla loro parte, ma i giudici che stanno lassù, grazie al cielo, non si fanno corrompere, e vedremo la fine che farà
questa cozzaglia di delinquenti. Ascoltate. Qui do sa fangia, lo monda. E dice qui ti do, tu lo sai, che loro già operano, fanno già, e mondano il cielo, puliscono l'atmosfera, puliscono il cielo da tutte queste sostanze terribili, inquinanti, che è stato già, come vi ho detto, provato. Sono responsabili anche del grande aumento di Alzheimer, di Parkinson e di tante altre malattie che, delle quali stiamo assistendo a una crescita esponenziale. È tutto quello il bene che ci regalano i nostri cosiddetti potenti, no? Potenti impotenti. Vedremo, vedremo che fine faranno, faremo festa in quel grande giorno. E adesso voglio chiudere con un messaggio brevissimo, ma che veramente ci dice proprio tutto. Ci dice proprio lo scopo della loro venuta, della loro presenza e del perché sono qui vicino all'umanità in questo momento così difficile, in questo momento di grandi conflitti, di grande confusione, di grande manipolazione, e in cui le persone si sentono, giustamente direi, un po' sperse, non sanno più dove riferirsi, hanno perso un po' i punti di riferimento, no? Perché siamo stati traditi un po' da tutti, da tutte le istituzioni, e non voglio andare oltre. Voglio solo lasciarvi con questo bellissimo messaggio che adesso vi faccio ascoltare, e così ci dice. Disgrazia, la para. Vengono per parare le disgrazie, per parare questi colpi mortali che il nemico spara da ogni possibile lato sull'umanità. Vengono a parare più che possono queste disgrazie, però come vi ho detto qualcosa loro permettono a questi oscuri, perché altrimenti la gente non si renderebbe mai conto di chi ha davanti, di che, dello spessore veramente meschino, infimo che hanno questi personaggi, che ormai si sono mostrati in questi 2 anni in tutto il loro splendore, no? Vi ricordate quando Brunetta ci minacciava e diceva che dovevano farci male i tamponi perché dovevamo andarci a sierare, no? Secondo lui, quindi lui spingeva, diceva, noi più gli facciamo male, più gli facciamo spendere soldi e vedrete che questi opportunisti alla fine si convinceranno. Non vi dimenticate di queste cose, questa gente, come vi ho detto, dovrà solo andare a pulire i gabinetti nelle piazze pubbliche e nelle metropolitane, perché questi non sono degni di stare nel consesso dell'umanità, perché non sono umani, questa gente non è umana. E dovete comprenderlo, dovete accettarlo, dovete capire e imparare da soli a riconoscerli a naso, ascoltando il vostro istinto e cercando di diventare un pochino più furbi e meno ingenui, perché non ci dobbiamo ricascare nelle loro reti, non dobbiamo più permettere a questa gente di fare quello che ci hanno fatto, togliendoci i nostri diritti, calpestando la Costituzione, volendosi appropriare dei nostri corpi, facendone quello che gli pare, per cercare di eliminare un po' di noi, perché il mondo deve diventare il loro parco giochi, con pochi umani che dovevano essere i loro schiavi. Questo era il progetto maltusiano, questa era l'agenda 2030, a cui anche il Vescovo di Roma ha aderito con tutta la sua forza e con tutte le sue benedizioni, che Dio ce ne scampi e liberi. Cari signori, lo so, io batto sempre lì dove la lingua batte, dove il dente duole, ma capirete che sono argomenti estremamente importanti in questo momento. Siamo in una fase in cui dobbiamo decidere cosa vogliamo fare, cosa vogliamo diventare, se restare umani oppure no, se restare degni, se restare fieri, se restare coi nostri valori oppure svenderci come pupazzi senza anima, come robot a questi personaggi infimi, senza anima, e che sono solo l'espressione del male più assoluto su questa terra. Detto questo, cari amici, io vi ringrazio moltissimo. Date un like al video,
iscrivetevi al canale e condividetelo, per favore, condividetelo, aiutatemi, ve lo chiederò sempre. Purtroppo YouTube mi ha molto rallentata nelle visualizzazioni, quindi datemi una mano condividendo questo video e ve ne sarò sempre grata insieme ai nostri fratelli lassù. Vi do dunque l'appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! And where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind.